faccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maximi, che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maximi su YouTube. Trovi di tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi ci troviamo sul mio social club, sulla pagina della Crew, proprio per parlare di alcune cose ragazzi. Innanzitutto partiamo con i saluti, saluto Rick che dice che chi non mette il like al video è un bitch o è una bitch. Salutiamo Samuele che ci teneva tanto e vi suggerisce di entrare nella Crew delle Tigri di Roma ragazzi. Salutiamo Gabri Official, anche lui ringraziamo per il suo sostegno su YouTube. Salutiamo GTA 5 Online alias Johnny Bravo e il suo gruppo Telegram che mi supporta, e un saluto particolare a Master Magic. Ragazzi, sto commento mi è rimasto un po' più piccolo, però vabbè. Dai, ho dimenticato di allungarlo un pochino, la prossima volta farò di meglio. Quindi ragazzi, tutti quelli che commenteranno, i migliori commenti che mi colpiranno in questo video saranno citati nel prossimo video che farò, sia se sia di glitch o se sia di qualunque altra cosa. Allora ragazzi, questo è il mio profilo primario del social club, il profilo con cui ho fondato la Crew Le Tigri di Roma, che ovviamente tutti sapete che è la mia crew. Ho anche un altro profilo che diciamo è, insomma, è un altro profilo che è quello XX Maxi Milk. Questo però è quello mio originale. E vabbè, ci sono le varie crew ragazzi, c'è la Color, poi c'è la mia crew dei creatori, ma non è mia, è una crew dove io faccio parte, che sono i creatori di contenuti. E ci sono le, diciamo, le crew in cui sono più attivo. Allora, il punto in questione di questo video è questo qui ragazzi, Le Tigri di Roma Crew. Allora, Le Tigri di Roma ha questo, diciamo, questa cosa scritta qui in pagina iniziale, che alcuni di voi diciamo se ne sono un po' sbattuti il cazzo in questo ultimo periodo, che però ora dovranno cominciare a rispettare, o meglio, siete pregati ragazzi di associare il vostro ID PSN al social club, perché altrimenti verrete bannati, verrete espulsi dalla crew definitivamente. Quindi come si fa ad associare il proprio ID al social club? È semplicissimo, andate nel social club e associate l'ID PSN al vostro account Rockstar. Allora, in pratica si vede subito, per esempio, vedete questo Andrea Scotto, per esempio, 1007, non ha il suo ID PSN associato. Quindi io quando troverò queste persone nella crew che non hanno il proprio ID associato, come per esempio nel mio caso, quando io ho l'ID associato compare l'ID. E quindi siete idonei a rimanere in crew. Perché ragazzi? Perché questa cosa? Perché io, come tutti i membri delle Tigri di Roma, vogliamo sapere con chi stiamo giocando e chi è nella nostra crew, perché comunque io penso sia lecito saperlo, onde evitare casini, problemi e cazzi vari. Magari se un membro della crew sbaglia con un altro membro, automaticamente dice il suo ID e viene ricercato nel social club, o ammonito o comunque espulso definitivamente dalla crew se trasgredisce comunque alle regole della crew. Per esempio, le regole della crew sono il rispetto per gli altri membri, non uccidere gli altri membri e cazzi e mazzi ragazzi. Queste sono le regole. Quindi sia per chi fa richiesta, come in questo caso qui ci sono delle richieste, sia che per chi comunque è già membro, mi raccomando, avete 10 giorni di tempo per associare il vostro ID al social club. Non accetterò altre richieste se non avete l'ID associato. Come avete visto, ho accettato solamente le richieste che avevano
l'ID associato. Per tutti i membri che già stanno in crew e non hanno l'ID associato, verranno espulsi. Ragazzi, questo qui è il mio altro profilo, che potete chiedermi amicizia, dove potete cercare i miei elenchi partite, le mie attività e tutto il resto. Allora, per chi ha voglia di aggiungere le mie attività, perché qualcuno mi ha scritto in privato, mi ha detto come posso fare ad avere le tue gare, le tue corse, ragazzi, dovete andare all'interno della crew delle Tigri di Roma, dovete andare in attività e dovete andare a ricercare le attività delle Tigri di Roma. Ci sono parecchie attività, parecchie sono mie, quelle che trovate con il tag MaxiMilk ovviamente sono mie, con l'ID sono mie, e poi ci sono anche altre attività, insomma, che noi membri delle Tigri di Roma pubblichiamo. Quindi andate lì, andate nella pagina delle Tigri di Roma e ricercate le attività delle Tigri di Roma e troverete tutte le attività di tutti i membri delle Tigri di Roma. Questo per far sì che voi possiate giocare le mie attività, magari altre attività che vi interessano. Quindi a questo punto, ragazzi, io penso di aver detto tutto. Mi raccomando, alla cosa dell'ID, il messaggio c'è sempre stato, però ultimamente si è creato scompiglio. Io ho lasciato un pochino correre questa cosa per quanto riguardava l'ID pubblico, però ho lasciato un pochino correre, ma ho visto che alcune persone si comportano un po' da teste di cazzo, e quindi andrò ad eliminare in massa, ragazzi, tutti quelli che non hanno l'ID. A me non interessa essere numerosi in crew, non me ne frega un cazzo di essere 1000 in crew. Io voglio avere poche persone, ma buone, poche persone che sappiano giocare insieme, che sappiano stare insieme e che si comportino bene l'uno con l'altro. Io non so voi come siete abituati nelle altre crew, ma nella mia crew c'è questa regola, quindi chi vuole stare nella mia crew deve seguire queste regole. Chi altrimenti non lo farà entro questi 10 giorni verrà bandito dalla crew. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.